8:45, ho appena lasciato il mio gnometto a scuola e niente, sto sistemando due o tre cose in casa e poi, vista la faccia sfatta, perché la vedete, vero? La mia faccia sfatta, guardate che occhiaie, una cosa incredibile. Ieri giornataccia, per chi mi segue su Instagram già lo sa, sono stata malissimo, una giornata fatta di nausea. E il resto ve lo risparmio. Quindi stamattina sembra andare un pochino meglio. Non mi sento di cantare vittoria perché tutte le volte che lo faccio puntualmente poi sto di nuovo male. Però mi auguro che continui così. Per ora è tutto abbastanza calmo. Sistemo un pochettino casa. Stavo piegando il pigiamino sempre del nanerottolo. E oggi mi voglio prendere una coccola per me, tra virgolette, per riprendermi anche un pochino, no? Sapete dalla giornata di ieri che quando si sta proprio male tutto il giorno è anche sfinente come cosa. E niente, quindi coccola tra virgolette, nel senso che sarà una coccola casalinga, casereccia, come si vuol dire. Quindi mi voglio fare una maschera che mi aveva regalato la mia amica. E non ho mai fatto ancora il cocco, se non erro, della Sephora. E poi mi farò questo benedetto ciuffo. Ovviamente non vado a spendere dal parrucchiere, ragazze, perché ora come ora preferisco tenermi i soldini per comprare qualcosa per Alessandra anziché per la casa o per le spese di tutti i giorni. Quindi non andrò a spendere soldi al parrucchiere, anche perché puntualmente poi non mi piace mai. Quindi preferisco il fai da me. Ho visto già un tutorial che mi piace perché sembra una persona molto competente, un parrucchiere che ha fatto praticamente un video tutorial su una bambola, praticamente sul fare la frangia laterale, perché la voglio laterale e anche abbastanza lunga da tenere, giusto un ciuffo, non voglio proprio il frangione. È stato divertentissimo mettervi il sondaggio su Instagram perché è servito a niente, tra virgolette, nel senso che per carità alla fine la decisione è mia. Però è uscito praticamente un 50-50. C'è chi mi dice stai così, c'è chi mi dice fai la frangia. Quindi io ho voglia proprio di cambiamento. Non so se vi succede mai di aver voglia di vedervi un pochino diverse. E poi in realtà ho anche un altro motivo. Vedete, io quando magari i capelli sono semi da lavare, magari non per forza sporchi sporchi, anche perché se sono proprio da lavare proprio. E io per urgenza faccio una coda, si vede comunque che sono sporchi, però quando sono semi da lavare, magari li ho lavati l'altro ieri o anche solo ieri, magari oggi la piega non mi sta, non ho tempo di rifarla, faccio una coda. E guardate, a me fa sta punta, non lo so, non, io non mi piaccio con la coda, ma tra virgolette stempiata, no? Non stempiata, come si dice? Vabbè, con la fronte scoperta, no? Secondo me la coda è molto più fine, molto più carina con un ciuffetto, anche un minimo che ti cada sul davanti, è molto più carino. E quindi i motivi sono questi, insomma, uno voglia di cambiare, mi vedo un po' Mortisia, poi anche con i capelli un po' più scuri, che non ho fatto da tantissimo, anche se sta scaricando molto, però neri, così. Non lo so, voglia di qualcosa di diverso, un ciuffettino, niente di che. E niente, quindi questo è quanto, mi sta già venendo il fiatone. Finisco di fare due o tre cose, i letti li ho già fatti. Colazione anche già fatta stamattina presto con Fede, quindi insomma, mi mancano due o tre cosine, poi mi prendo un bel po' di tempo per me, coccole e relax, mi farò la maschera, mi accendo le candeline che mi ha regalato la mia amica, oppure utilizzo una Yankee Candle che ho già accesa, che ho già utilizzato. Insomma, mi coccolo, mi coccolo, mi coccolo, mi coccolo, ne ho bisogno. Nel punto dove abbiamo fatto la riga all'inizio, in questo modo. In salone chiaramente non taglio il ciuffo in questo modo, ma ho studiato una tecnica per voi, ho pensato a una tecnica Oh, molto raga, mi sta semplice che venendo ho il mal avuto a di casa. A pancia. Ho questo paura di punto dovrò sbagliare. prendere il pettine, pettinare i capelli per bene, Aiutatemi. aprirli. Allora, dovrebbe essere giusto. Mi sta venendo mal di pancia. Mi raccomando, fate questa frangia a capelli asciutti come in questo caso, in modo che vi rendete Comunque ci conto siamo. delle lunghezze reali dei capelli. Abbassatevi, arrivate Allora, devo praticamente fare all'altezza il del codino. Sto continuando ad andare avanti e indietro braccio. nel video per vedere se ho fatto giusto, però E anche in questo caso il laterale nostro e amico Andrea. laterale. Una volta delimitata l'area che dobbiamo tagliare,
Uh-huh. Utilizzate le pinze per bloccare i capelli che non sono in testa di taglio. Lo faccio. In questo modo. Vi controllate velocemente la vostra sezione e avete questa forma. Quindi non ha una forma centrale, ha una forma un po' laterale. A questo punto posizionate l'elastico. Ok, panico, panico, panico. Panico, panico. Direi che ci siamo, però devo tagliarla più corta e non ho il coraggio, cioè ne ho già tagliati tanti di capelli e sono già in crisi io. Aiutatemi ragazze, aiutatemi. Sono arrivata qua, non ho più coraggio, guardate quanti ne ho tagliati, cioè ho già tagliato tutti quelli. Già in crisi. Sono tornata, direi vincitrice, dai, adoro, mi piacciono un sacchissimo e vi ho messo delle foto prima di questa parte proprio per farvi vedere che comunque con questa tecnica qua si può far cadere in diversi modi, cioè anche se è scalata verso il lato, vedete, si può tirare su appunto facendo questo movimento, facendoli cadere proprio a finestra, quindi si può tenere sia aperto da entrambe le parti, quindi proprio tipo finestrella, oppure appunto vabbè, il mio problema principale, come vi dicevo prima, era la coda. Infatti ora se faccio la coda, vabbè adesso non riesco, però ve l'ho fatto vedere prima nella foto, se io li tiro su comunque mi piace molto di più con un ciuffo o anche a prenderlo dall'altra parte a metà, non importa, sta bene lo stesso, ma mi piace molto di più che con la fronte totalmente scoperta. Quindi sono davvero davvero soddisfatta, mi piacciono proprio tanto 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 e vabbè, si può fare anche meno da una parte, perché comunque cioè si può fare anche così, un po' meno, insomma è carina perché hai più opzioni, ecco. Diversamente dalla frangetta classica che c'hai sta linea è piena e non hai molte alternative, invece qua se vuoi te la pinzi così te la puoi tirare su, invece la frangetta proprio piena è un po' più difficile da gestire secondo me. Poi sono gusti personali ragazzi, come sempre, quindi sta a gusto, ecco, deve piacere a voi. Però io devo dire che sono molto soddisfatta, non sapete quanto sono contenta di aver risparmiato i soldi del parrucchiere, perché sapete com'è, 30 euro bene o male mi sarebbero partiti, quindi sono molto soddisfatta di questo video che ho seguito su YouTube.
Quindi, in caso vogliate anche voi riprodurre questo ciuffo laterale scalato, io vi lascio il link del video che ho seguito io per riuscirci nell'info box, magari vi può essere utile. E niente, alla fine la maschera non l'ho fatta. Ebbene sì, perché comunque tra doccia, capelli, poi li ho fonati, li ho stirati e insomma, tra una cosa e l'altra, un paio d'ore mi sono andate via. Io devo finire delle cose a casa prima di andare a prendere Fede a scuola, però mi ritengo comunque contentissima perché per me è comunque stata una coccola, cioè nel senso ho i capelli belli puliti, stirati, questa modifica un po' al taglio che me li fa piacere anche di più in lunghezza, perché comunque quando mi vedo senza frangia, così come dicevo prima per farvi capire un po' la Mortisia, no? Quindi senza un ciuffone nulla, se sono scuri me li vedevo un po' piatti, un po'. Mi avevano un po' stufata. E invece un ciuffetto rende un po' più sbarazzina, un po' più, insomma, carino cambiare. Ecco, in ogni caso, vedrò in caso quando cresceranno se risistemarlo, quindi accorciarlo ancora come è adesso, o se lasciarlo crescere perché mi sono stufata. Questo lo vedremo insieme con l'andare del tempo. Non penso, perché comunque mi piace di più così, soprattutto con i capelli molto lunghi. Ovviamente le foto che avete visto prima le ho mandate anche a Riccardo e gli sono piaciuti tanto, veramente veramente tanto, infatti mi ha scritto un sacco di complimenti e anche lui un po' amando il capello lungo ha il terrore quando gli dico mi sono tagliato i capelli, ha visto anche lui la stories di Instagram, quella in cui dico cosa ho fatto, faccio vedere i capelli nel lavandino e lui dice cosa hai combinato? Perché mi è successo una volta che l'ho tagliata io senza seguire i video, tecniche e cose, è venuta proprio un po' bruttina, poi era un po' corta, troppo corta e così sto proprio male. Quindi sono andata sul sicuro, questa volta l'ho lasciata bella lunga, ho detto sono sempre in tempo ad accorciarla, ma preferisco stare un po' sono stata diciamo sotto l'occhio. Poi contando che è scalata, quindi quando poi avete messo l'elastico, da questo lato qua mi raccomando, perché poi dovete fare il taglio trasversale così e quindi la parte qui rimane più corta e poi la parte più lunga è questa, quindi comunque vabbè va molto più giù. Però mi piace tantissimo, ecco, sono molto contenta soprattutto per il discorso, capelli legati, perché proprio non mi piacevo con la coda senza un minimo di ciuffo, di frangia, ecco. E niente, questa è la mia parlantina che va come tutte le volte in cui sono soddisfatta di qualcosa, quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commentini cosa ne pensate, soprattutto se l'avete poi fatto anche voi, magari se avevate già questa mezza idea in mente. Mi ha fatto morire il sondaggio di Instagram perché è servito a niente praticamente, perché siete un 50-50 praticamente, cioè in realtà ha vinto il fare il ciuffo. Ma proprio per pochissimo, tipo il 2%, cioè proprio eravate a metà tra stai così e fai la frangia barra ciuffo, quindi mi sono divertita un sacco. E niente, comunque bando alle ciance. Io sì, poi mi sono anche un po' sistemata, un po' truccata, così sono già a posto per quando esco per prendere Federico a scuola almeno. Non devo, insomma, tornare al restauro, già fatto, già tutto a posto. E niente, adesso mi mangio un boccone perché praticamente è ora di pranzo, lì c'è Nalina. Nalina? No, adesso non ti si vede più. Adesso volevo anche mettere lo smalto alle mani perché io prima. Ciao tatina, sì, amore di mamma. Ti piace quel che ciuffo nuovo? Aiuto! Volevo ancora farmi lo smalto alle mani, che è un po' che non lo metto, non so perché, non ho mai voglia di mettere lo smalto, perché abituata comunque al gel o al semipermanente, vedo che comunque dura abbastanza poco facendo le faccende in casa, quindi mi passa un po' la voglia. Però fare il gel ci vogliono da farselo da soli un paio d'ore, stare un paio d'ore adesso che sono incinta ferma, seduta immobile in quel punto, un po' mi viene mal di schiena, quindi mettere uno smaltino alle unghie delle mani e lo metto uguale anche ai piedi, che è anche lì da rimettere.
E niente, andiamo a vedere che colori ho, anche perché, come vi dicevo, essendo che ho fatto sempre gel, smaltini ne ho pochi. Però pensavo di mettere quello marrone della Revlon, che è anche profumato, che mi sa un po' di autunno. Adesso andiamo a spulciare. Allora, come vi dicevo, vedete che ho solo questi qui nella scatolina e sono davvero pochissimi. Questo, adesso c'è la luce, non vedete bene, ma è un crema tipo, ma non mi piace. O metto questo, che è carino. Questo non è male, abbastanza, può andar bene, insomma. È un mix, adesso voi lo vedete più chiaro, più tipo fucsia, ma in realtà è un mix tra fucsia e vinaccia, perché poi questo è rosa, questo è un azzurrino e questo, vabbè, Tiffany non mi va. E vabbè, c'è questo marroncino della Revlon, che è l'ultimo che ho messo ai piedi, ma ha i glitter che non mi fanno impazzire. Preferisco l'altro che ho, che forse in bagno, che è senza glitter. Dai raga, non se ne può più. C'è una puzzola, io la chiamo puzzola, la cimice, che schifo. Sentite, io apro la finestra e mo provo a cacciarla con la scopa, ma lo so già che... Cos'è quello? Adesso vedo cimici ovunque, mi inizia a prudere ovunque. Che schifo. Vabbè, adesso prendo coraggio. Schifo. Che orrore. Oddio. Morire. E poi, per assurdo, vabbè, i ragni è un discorso a parte, perché sono proprio aracnofobica, cioè lì ci deve essere Ricky, perché altrimenti non riesco neanche a mandarlo via, ucciderlo non se ne parla, non ci riesco. Però le cimici se la giocano con i vermi, cioè io quando vedo una cimice inizio proprio anche se c'è Riccardo e ci pensa lui, ma comunque quando vedo che la prende, quando vedo che non che la tocchi con le mani, anche solo con la scopa e la paletta, vedo che la muove, che la tocca, inizio tutto a fare che schifo, cioè proprio mi sento male, ragazzi, ce la posso fare. Io e gli insetti proprio non siamo nello stesso, no, proprio zero. Vabbè, comunque sto seriamente valutando che il mio postino, almeno quello della mia zona, non sia tanto a posto con la testa. Cioè, nel senso, ogni tanto sento fischiare delle melodie e poi sento è arrivato il postino, cioè sembra la pubblicità dell'arrotino, avete presente? È arrivato l'arrotino, bla bla. E lui è arrivato il postino, apri qua, apri là, cioè dice delle cose strane. Vabbè, era roba un po' strana per essere... solitamente i postini li vedi che... suonano a uno, si fanno aprire, mettono in buca. Boh, non ho ancora capito se è quello che sento, perché poi dal cortile mi fa... Ah beh sì, perché ci sono diverse scale, quindi magari passa dal cortile, però... Cioè, urlare così, è arrivato il postino! Cioè, sembra che è arrivato Babbo Natale, la vigilia, la notte della vigilia, cioè non... Boh, vabbè, beato lui, sarà di buon umore. E, detto ciò, ho preso i calzettini, quelli di spugna, perché fa veramente freddo. C'è stato un caldo anomalo fino a l'altro ieri, direi, perché già oggi è martedì, già ieri che era lunedì faceva più fresco. Fino a domenica c'è stato un caldo che non era normale. Oggi poi proprio freddo, proprio da sciarpona, proprio vedete che ho cambiato poi anche la... Appena ho fatto la doccia bella calda stavo bene in maglietta, adesso ho messo questo qua che avevo preso, mi pare, da Tezenis, che è super caldo. L'unica cosa che non mi piace è che mi fa un po' difetto, nel senso che sale, non so, poi adesso col pancione
Ancora peggio, però mi fa, cioè, neanche le maniche fossero strette di braccia, cioè non sono strette, eppure mi fa sto difetto sulla spalla che è proprio brutto. Boh, non capisco perché faccia così, però almeno è caldo, quindi lo sfrutto comunque. Oh, niente, alla fine ho messo lo smaltino, quello che abbiamo scelto insieme. Faccio vedere questa mano qua perché qua mi sono un po' macchiata, vedete, devo andare a pulire con l'acetone, però aspettavo che asciugasse. Bello, è un, ripeto, sembra un fucsia in video, ma non vi assicuro che non è così. È un vinaccia barra fucsia, quindi un po' più scuro di quello che vedete, è molto carino e l'ho messo anche ai piedi, quindi è molto autunnale come colore, quindi va bene. E ora calzoncini. Mi credete se vi dico che ho una fame terrificante e non ho più nulla? Devo fare la spesa. Vedo l'ora che sia domani e almeno io e Riccardo riusciamo ad andare a fare un po' di spesa. Penso all'Lidl o all'Eurospin, non lo so. E quindi non vedo l'ora perché mancano tutte quelle cosine sfiziose quando hai quell'anguorino, ecco, perché poi cose ce n'è ancora. Però dobbiamo comprare un po' di freschi, quindi frutta, verdura, e formaggi, queste cose più fresche, ecco. E abbiamo tutta la dispensa roba in scatola, ce l'abbiamo, però abbiamo finito un sacco di roba, quindi insomma domani arriverà anche il video spesa sicuramente. E niente, dopo mi mangerò quell'ultima mela che vedo lì rimasta perché non mi viene in mente altro da mangiare, fame. E vabbè, e stasera pensavo di scongelare la tritata che avevo congelato per paura appunto di non riuscire a consumare tutto perché avevamo comprato un po' di carne. Scongelo la tritata e faccio il ragù e o faccio la pasta al forno o faccio la lasagna per la gioia di Federico e Riccardo e anche mia che credo proprio che farò uno di questi due piatti, non lo so, ma ho proprio voglia. L'avevo presa già per farla settimana scorsa, poi ho preferito far fuori prima la zucca, che dura ovviamente meno, e quindi avevo fatto il risotto di zucca. E invece stasera, cascasse il mondo, farò o la lasagna o la pasta al forno. Non vedo l'ora. In ogni caso Federico sta per uscire da scuola, quindi ora mi vesto, lo vado a prendere, torno, gli faccio fare merenda e ci vediamo poi più tardi. Tornata. Tre volte faccio le scale, mi sembra di morire. Bah. Comunque, ora mi cambio. A dopo. Sì, ma se lui si ferma di qua e tu stai di là. Dai, questa è buona. Ed è mia. Bravo Fede. Il disagio di quando uno prepara qualcosa, il casino in cucina e il delirio. Comunque qua c'è la lasagnuzza, parlo piano perché faccio una sorpresa a Ricky che è un po' che me la chiede, quindi gli ho detto di non venire in cucina e spero mi sia venuta buona perché è un po' che non la faccio la lasagna, però dovrebbe essere buona. Adesso
Sta scaldando il forno, quindi 20 minuti in forno, poi la lascio riposare 10, la tiro fuori, 10 minuti, poi è pronta, quindi giusto per cena. Non ci credo, montagna di piatti anche lavata, devo solo sistemare tutto, mettere via. E qui pronta pronta c'è la lasagnozza. Spero sia buona, esattamente quanto è carina da vedere. Vi farò sapere. Ora li chiamo che è pronto. Buon appetito e al prossimo video. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, lasciami un commentino, mi fa sempre piacere. E te lo dico con la lasagna, che così. E al prossimo video, ragazze. Ciao!